Da Salernitana in salvo, il massimo campionato di calcio non verrà falsato dall'esclusione del club campano. Decisivo in extremis l'acquisto della società Amaranto da parte di Danilo Iervolino, fondatore e presidente dell'Università Telematica Pegaso. Iervolino è in vacanza, ma nelle ultime ore ha voluto brindare con amici e familiari al suo nuovo investimento dicendo: farò di tutto per mantenere la Salernitana in Serie A. Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Le altre parole di Iervolino, il nuovo patron della Salernitana, ha anche aggiunto: credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria. E con questi auspici che insieme accogliamo con fiducia il nuovo anno. L'obiettivo adesso è rinforzare la squadra sul mercato di gennaio per provare ad abbandonare l'ultimo posto in classifica. A Salerno dunque doppio festeggiamento in occasione del Capodanno. I tifosi Amaranto infatti invocavano da tempo un cambio societario per evitare l'esclusione dal campionato e soprattutto per dare un taglio netto con il passato, cioè con la gestione Luttitto Mezza Roma e i tanti problemi legati al nodo multiproprietà. Soddisfatto anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il quale ha commentato dicendo: la Salernitana resta in Serie A, era quello che aspettava la città e ai tifosi. Buon lavoro alla nuova proprietà che sono pronto a incontrare quanto prima.